Bene ragazzi, abbiamo preso la strada per Orvieto, l'asfalto sembra buono, adesso faccio stare un po' davanti i matti e dopo lo superiamo. Il GPS segnala parecchie curve, poi dovrebbe starci come cosa. A notare che ci sono i tornantini stretti, anche sporco su sui lati. Adesso osserviamo un attimo. Attenti perché stringono tanto queste curve. Porca puttana, stavo per fare un lungo. Guarda che bello però. È desertico il paesaggio, cioè col fatto che è tutto bruciato. È brullo. Forse avrei dovuto scalare una marcia in più per non fare il lungo. Però alla fine l'ho tenuta bene, dai. Ah, che male però. Andare piano questa moto ti distrugge, cazzo. Mi fa male il sedere, mi fa male il polso. E mi fa male il ginocchio. Avere 20 anni e dimostrarmi 85 è una dote. Mi dispiace che Matteo stia dietro, ma non riesco ad andare piano per stargli dietro, cioè nel senso, Matti c'è. Che io quando sono in coppia, diciamo, con altri, ho sempre paura che succeda qualcosa quando non li vedo dietro. Abbiamo il lato positivo, cioè che andando piano la moto consuma poco, consuma solo un'attacca. È vero che abbiamo fatto anche pochi chilometri, credo, però sta strada è sempre un po' incerta. Sono degli angoli belli, angoli un po' meno belli, poi l'asfalto non mi sembra dei migliori e poi c'è sporco per terra, quindi ho la gola tappata come poche. Guarda da poche curve che ci sono. Però non so se questo sia il peggio, sai? Allora vi dico, non fate il giro che abbiamo fatto noi perché è veramente una merda. Io non so se questo sia il peggio, se sia, che strada sia, proprio non ne ho la più quale idea. Però, diciamo, su Maps sembra anche bella, cioè nel senso che è piena di curve. Il problema è la condizione dell'asfalto, cioè pericolosissima. Poi è tutto rotto, è sporco, è molto pericoloso. Cioè nel senso, se uno per l'appunto vuole andare a fare un po' lo scemo, se invece vuoi andare piano allora puoi fare, però sempre occhio perché guarda che bella questo posto, perché per l'appunto è scivoli. Oddio caro, mi ha rotto i coglioni sta strada, però non ne posso più. A questo punto facevo la dritta. È proprio un infame questa strada, zio Bricco. Sarebbe colonnetta di Prodo, c'è scritto. Adesso andiamo a Orvieto. Finalmente, non si poteva più, cazzo. È un pochino disperso nel brullo. Brullo le brullo. Vediamo se adesso inizia una strada decente, speriamo, perché ormai lo dico sempre, ma non arriva mai. Sai, mi sa che quella era la mille curva al contrario, non vorrei dire, eh. Vorrei dire cagate, ma... Beh, qua già... Eccolo, sporteggiante con Bianca. Vediamo, analizziamo il nostro amico. Bravo. Camion. Però questa qua è più carina. Certo, farmi tutta una strada di merda per farmi 6 km di strada carina sembra un po' troppo, però insomma, chi si accontenta gode nella vita. Ma secondo me ho sbagliato qualcosa nel fare l'itinerario. Sicuro che ho sbagliato qualcosa. Però Matti se la cava, eh. C'ha la patente da adesso, cazzo. Poi c'è anche Bianco, quindi ci sta che uno va più piano, no? Che poi secondo me va più forte dell'ultimo giro che abbiamo fatto insieme. Guarda che belle curvette, eh. Solo che essendo in discesa faccio un po' più di fatica, per il motivo per cui anche facevo fatica in montagna, cioè che scivolando sulla sella dovevo lavorare un sacco con braccia e gambe, perché come freno faccio 7 km su sta sella merdosa.
Madonna, che figura l'ho fatto, io mi sono anche distrutto. Ma tanto lei è dritta, è tutta dritta qua. Quindi secondo me era questa la mille curve. Vabbè, carina, carina, ci sta. Poi non so, Matteo, quando sta davanti va forte, quando sta dietro va piano. Non la capisco questa cosa. Amici cari, siamo sotto Orvieto. Adesso stiamo raggiungendo l'U-Center. Ho il culo che, mamma mia, mi supplica pietà. E ho anche il pancino che ha fame, perché ormai sono fatte le, non lo so, non riesco a vederlo, le 2:15. È bellino, non ci tornavo da 5 anni, 4 anni, Orvieto, era tantissimo. Ma perché, boh, non mi aveva convinto la strada. E quindi, poi non è che io faccia così tanti giri in moto, quindi ci sta. Però sono contento di rivederlo, perché poi è anche un bel paesino, al di là del moto o non moto. E poi c'è questo muro che diciamo circumnaviga l'ovest. Sto dicendo un sacco di cazzate. Comunque c'è questo muro qua che è molto figo, ha un impatto visivo importante. Matteo si vuole portare la pianta in casa, a casa, in casa, su casa, mi casa e stu casa. Non si deve dire le chiuse, La vuoi mettere là? Ma ce n'è solo uno messo. Va bene. Oggi come al culo, Dio caro. Bene, siamo arrivati all'Orvieto. Adesso andremo a cercare da tappare, perché se avremo una certa fame. Ci vediamo tra poco. Ciao amici, come avete visto siamo stati a Orvieto. Abbiamo passato il pomeriggio là. E adesso sono le 6, alle 7:10. Siamo anche un po' in ritardo, dovrei dire. Ci stiamo avviando la volta di Perugia. Non faremo naturalmente, visto lo schifo della strada, visto anche l'orario, la strada che abbiamo fatto l'andata, ma faremo diciamo la classica, quindi passiamo per il lago di Corbara e poi a Toli prendiamo la Super per tornare a Perugia. Adesso facciamo anche un piccolo rabocco, che le tacche di benzina sono ben 2 consumate. È bella. Comunque volevo dire di iscrivervi al canale, perché la gente guarda i video e non si iscrive, anche con me che sono uno sfigato, l'ultimo della banda degli youtubers. Quindi iscrivetevi, è gratis. Oltretutto mettete mi piace, tanto non vi costa niente, è gratis anche quello. Dovete tirar su, guardare sul telefono, struccare il pollicino in su e riandare. Oltretutto vi aggiorno sul fatto che non ho potuto fare benzina perché questa strada è molto bellina, perché praticamente non mi prendeva la carta, quindi vabbè, alla fine abbiamo solo 2 tacche consumate, quindi dovremmo fare tranquillamente. Questo tra poco ci dovrebbe essere il lago di Corbara. Guarda che bella la nostra ombra. Ah, no, il lago artificiale. Ah, e ora capisco molte cose. Però è bellino. Vabbè, lavori in corso. Ah no, ci sono i lavori, ma i lavori sono sul ponte. Comunque bellino, eh? Poi col tramonto, molto poetico. Madonna, che bello. Poi mi sono ricordato che questa strada l'ho fatta quando avevo ritirato l'MT, perché io l'MT l'ho comprato a Roma e quindi nel viaggio di ritorno avevo fatto questa stradina qua, esattamente la strada che stiamo facendo adesso per il ritorno. Però è molto bella questa strada, Poi è anche civile, diciamo, a livello di manto stradale. Io è una cosa che ci faccio un sacco caso. Se la strada fa schifo, tipo questo punto qua, io boccio proprio la strada, non mi interessa. Proprio anche la curva teoricamente più bella del mondo, ma se mi mette, se è pericoloso, anche no.
Guardate che bello questo passaggio in mezzo alle rocce, mamma mia, con questi coni che... Lo dice anche Spada in uno degli ultimi video che ho fatto, però anch'io stupidamente ho provato a tirargli un calcio una volta, così per ridere, a uno di sti coni. Cazzo, stavo per spaccarmi la gamba, fortuna che avevo gli sti coni da moto, se no sono durissimi, sono proprio duri, raga. Cioè io pensavo fossero solo impiantati a terra e che il resto fosse, diciamo, morbido, invece no, col cazzo proprio, corcoso. Mamma mia che lentezza, porco due. Sì, non è in croce, eh. Vabbè, comunque raga, io vi saluto intanto. Niente, ci vediamo alla prossima. Ecco cosa vi dico, cioè, bella bro, non ci vediamo da un po' e ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi.